Non voglio rovinare questo grande capitolo del Vangelo di Luca, solo fare alcune osservazioni, ma sarebbero tantissime, per aiutarci a capire e a vivere meglio questa settimana partendo proprio da oggi. È proprio questa passione che ci accompagna in questi giorni. In questo racconto, uno degli aspetti è la delicatezza con cui Luca, San Luca, tratta la figura di Pietro. Forse manifesta da una parte una straordinaria manifestazione di affetto, di stima di Gesù nei confronti di Pietro. Si rivolge a lui con dolcezza due volte e chiamandolo col nome della sua giovinezza, Simone, Simone. Ma gli annuncia anche che Satana lo prepara per una prova molto dura e lo esorta a non spaventarsi e a pregare, perché lui ha un grande compito, quello di confermare gli altri nella fede. Però Luca racconta anche che Pietro ha un atteggiamento forse un po' presuntuoso, andò anche in prigione, vado per te, manifesta sicurezza. E con una certa tristezza Gesù gli predice il suo rinnegamento. Però San Luca, per esempio, rispetto agli altri evangelisti, Matteo e Marco, non riporta il rimprovero a Pietro che dorme mentre nel Getsemani, mentre lui è lì, in agonia. La traduzione parla di lotta, è il termine giusto, lotta, ma in questo senso è molto difficile anche capirlo. Ma non dice neanche che a tagliare l'orecchio è stato proprio Pietro. E poi ci sono i tre rinnegamenti che manifestano proprio da una parte la debolezza di Pietro, ma dall'altra anche l'amore misericordioso di Gesù. E questo rinnegamento di Pietro non è stato censurato dai Vangeli. Il primo Papa che rinnega Gesù ha paura. Ma è quello di farci prendere coscienza della nostra fragilità, della nostra debolezza e della forza invece che ci dà Gesù. E quando Pietro sente il gallo cantare, il Vangelo dice che Gesù si voltò e lo guardò attentamente. In realtà il termine greco non vuol dire solo Signore, vedo, ma vuol dire guardare dentro, si è sentito trafitto. E poi Luca, il Vangelo proprio anche della misericordia. Interessante come Gesù giustifica il popolo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cerca di giustificare di fronte a Dio quello che il popolo e i capi stanno facendo e chiede perdono per la loro ignoranza. Ma il secondo aspetto è anche quello che noi chiamiamo il buon ladrone, che probabilmente non era un ladrone, ma era anche lui un assassino, come detto. E uno che meritava questo, il quale da una parte riconosce che Gesù è un re, riconosce che Gesù è un re sulla croce mentre muore con te, è molto difficile, e Gesù lo ricambia proprio dicendo: oggi sarai con me in paradiso. Ed è l'unica volta che nel Vangelo si usa questo termine. E poi Gesù si abbandona fiducioso nelle mani del Padre e consegna il suo spirito. Ecco, in questo cammino della croce tutto viene secondo quanto anche il profeta, i vari profeti, tra cui anche Isaia, avevano predetto. E anche il profeta Zaccaria aveva detto, ricordando Luca probabilmente quando scrive a presente la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. per opera dei Romani, e che ha un certo parallelo con tutte le stragi delle guerre anche oggi. La città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violate, una metà della cittadinanza partirà per l'esilio. Viviamo in tempi di guerra, non solo quella che purtroppo è qui vicino a noi, ma guerre che ci sono e ci sono state purtroppo e continuano ancora in tutto il mondo. E allora abbiamo bisogno di pace, di uomini e donne di pace. Quando è iniziata questa guerra in Ucraina e si è aperto a Firenze
un sinodo, una conferenza, un convegno del Mediterraneo, e nell'onore di Giorgio La Pira, che è stato sindaco di Firenze ed è morto 5 novembre del 77. Io ho avuto un piccolo colloquio quando ero giovane studente, che era venuto qui a Torino. Giorgio La Pira è colui che sperava contro ogni speranza, spes contra spem. È stato anche chiamato da Vittorio Citterich, che l'aveva accompagnato al Cremlino, il santo del Cremlino. I motivi della sua visita a Mosca, che fecero grande scandalo, li manifestò nelle lettere a Giovanni XXIII. Lo scopo ultimo di questo mio viaggio in Russia voleva aprire un transito, far da spazzaneve, operare la prima apertura nella cortina e entrare in Gerico. Noi assistiamo a tanti che vanno a Kiev. Vediamo se qualcuno andrà anche a Mosca, come San Francesco durante le crociate è andato in Egitto a parlare con il sultano Malik. Quello che si sono detti noi non lo sappiamo. Il sultano e Francesco avevano combinato veramente un momento di pace, di tregua, però poi le grandi potenze di quel tempo non hanno accettato.